Si incontrano due squadre che hanno avuto un percorso molto simile, una regular season molto positiva che ha visto noi arrivare in quarta posizione appaiati alla terza e ha visto Cremona arrivare in quinta posizione nel loro girone, quindi un percorso importante per entrambe le squadre che però poi nella fase a orologio hanno vissuto un momento molto negativo ed entrambi abbiamo un record negativo che però di fatto, come magari si è detto spesso, che era probabile che questa fase cambiasse di poco l'ordine diciamo, delle posizioni delle varie squadre. In realtà, nonostante questa parte negativa della nostra e della loro stagione, sia la nostra che la loro posizione è rimasta sostanzialmente invariata, quindi noi siamo ancora al quarto posto e loro al quinto posto. Entrambe le squadre hanno vissuto in questa fase ad orologio un cambiamento strutturale e tecnico. Per quanto riguarda noi, gioco forza per le problematiche che abbiamo avuto, per le numerose assenze che tuttora abbiamo e quindi un po' abbiamo avuto la necessità di aggiungere e conseguentemente di rimodellarci sul roster che stava cambiando. E per loro, invece, proprio per una scelta tecnica, lasciando uscire due giocatori molto esperti che avevano fatto parte del loro roster nel corso della stagione e aggiungendo invece un giocatore giovane proprio a consolidare un po' un'idea nuova, che poi è un po' l'idea che ha sempre accompagnato le squadre di Luca Bechi, che è un allenatore a me molto caro, è stato mio assistente per tanti anni, ma al di là di questo c'è fra noi un rapporto di amicizia e di confidenza molto consolidato, che è sempre stato improntato, dicevo. Il gioco delle sue squadre è sempre stato improntato all'energia, all'aggressività, all'intensità, all'alto ritmo. Ecco, i due giocatori che sono usciti dal loro roster andavano un po' in controtendenza rispetto a questo. E quindi, nel momento in cui la posizione dei playoff si è consolidata e si è potuto fare una scelta proprio per cercare di seguire quest'idea tecnica, c'è stata la sostituzione di Magro con Virginio e l'uscita di Musso che è andato a 100. E tra l'altro, l'altra, diciamo, curiosità è che mantenendo le due squadre in questo momento le posizioni che hanno, potrebbero essere anche protagoniste di un quarto di finale. Quindi, come vedete, ci sono tanti punti in comune dal punto di vista personale, ma anche e soprattutto dal punto di vista proprio del vissuto di queste due squadre che hanno avuto un vissuto abbastanza simile e che le porta oggi a confrontarsi in questa partita. Che ha sì, sicuramente un significato perché significherebbe sia per noi che per loro provare a consolidare la posizione, ma che poi deve essere anche vista verso quello che deve essere il percorso verso la parte più importante della stagione, che è l'inizio dei playoff. Ci sono sostanzialmente ancora 2 settimane e mezzo, diciamo 3 settimane, che ci porteranno all'inizio dei playoff, e quello che è sicuro è che queste squadre entrambe parteciperanno alla festa finale, al grande ballo finale, e chiaramente questa è una partita che potrebbe dire qualcosa proprio in termini di posizionamento di entrambe le compagini. Ci eravamo lasciati a Cisterna dicendo siamo in trasformazione. Volevo sapere a che punto è passata su una settimana e se nelle rotazioni vedremo per i tempi di scegliere tu anche Stefanelli. Allora, alla seconda domanda non ho una risposta perché Francesco ha cominciato a lavorare con la squadra questa settimana, con la giusta cautela perché è giusto che ci sia attenzione perché è un infortunio non muscolare, ecco, quindi non è una roba che quando l'hai messa a posto poi sai che puoi cominciare a spingere un po' di più. Quindi con la giusta cautela cercheremo di fare le valutazioni del caso per capire se sarà il caso di portarlo con noi o sarà il caso invece di lasciarlo ancora una settimana a lavorare con il gruppo senza prendersi i rischi di una partita che, come ben sapete, rispetto a un allenamento, sono nettamente superiori perché ci sono tutte le componenti che non possono essere calcolate del caso. Per quanto riguarda il processo di trasformazione, ma secondo me, cioè noi l'inserimento del nuovo giocatore l'abbiamo completato, vedevo un po' di cifre l'altro giorno. Cioè Ivan è il giocatore ad oggi del campionato che ha più possessi nelle sue mani. Cioè, paradossalmente adesso dovremmo riconvertirci un po' al contrario, cioè a cercarlo un po' meno e a trarre vantaggio da quello che lui sa fare, indipendentemente dal fatto che si possa invece in modo ossessivo guardare a lui come un punto di riferimento che possa risolvere tutti i problemi, soprattutto offensivi della squadra. Per
I passi che dobbiamo fare, secondo me, sono difensivi, perché anche a Latina abbiamo offerto un primo tempo assolutamente insufficiente a fronte di un secondo dove, nonostante le diversità di richieste, abbiamo fatto sicuramente meglio. Cremona è una squadra che da questo punto di vista ci stresserà molto di più, perché dal punto di vista offensivo ci sono almeno tre chiari punti di riferimento. Due sono i due giocatori americani, che sono due giocatori di grande qualità dal punto di vista offensivo. Shaid, non ci dimentichiamo che ha iniziato la stagione a Varese dividendosi il ruolo di palleggiatore insieme a Davide Moretti e a Oliver Allan. Poi l'arrivo di Mannion ha un po' cambiato le carte in tavola, e lui, avendo poco tempo, poco spazio a disposizione, ha accettato il ruolo, diciamo, da protagonista che ha in questo momento a Cremona. E Tekele Cotton, che è un giocatore di grande qualità, che loro giustamente hanno aspettato, anche se nella prima parte della stagione ha avuto diverse problematiche fisiche che l'ha tenuto fuori per un po' di partite. E l'altro punto di riferimento è Lorenzo Tortù, che è un giocatore perfetto per questa categoria, di grande impatto nella sua capacità di essere uno, di giocare uno contro uno, ma soprattutto con un killer instinct, lo definirei quasi un killer silenzioso. A noi ci ha spaccato l'anima tutte le volte l'abbiamo trovato. Quindi questi tre giocatori rendono Cremona una squadra che ti metterà alla prova proprio nella capacità di aver fatto dei miglioramenti dal punto di vista difensivo, che credo siano assolutamente fondamentali nell'ottica di prepararci a giocare al meglio la lotteria dei playoff. Grazie. Coach, la stai